Grazie per l'invito che mi è stato rivolto, ringraziamo l'amico che ha voluto promuovere questa iniziativa, Domenico, insomma, coloro che sono stati interpreti di questo desiderio, al quale intendo contribuire con delle osservazioni che soprattutto vorrebbero non ripetere ciò che è stato detto, quanto piuttosto aggiungere delle considerazioni. La prima riguarda il tempo che abbiamo davanti, che è un tempo breve. Lo dico perché non è solo breve il tempo sul piano politico, cioè quello che ci separa da un appuntamento che ragionevolmente può essere il senso di un'opportunità, di una prospettiva politica, cioè che si può vedere il prossimo anno, ma soprattutto è breve il tempo dell'Italia. Perché dico che è breve il tempo dell'Italia? Perché intanto quando la coalizione internazionale ha deciso all'indomani dell'episodio delle Torri Gemelle l'intervento internazionale in Iraq con l'abbattimento della dittatura di Saddam Hussein, il paese che è rimasto più danneggiato da questa operazione di carattere internazionale, cioè il paese che era allora principale interlocutore, primo interlocutore commerciale dell'Iraq di Saddam Hussein, era l'Italia. Quando invece si è arrivati all'iniziativa francese di colpire la Libia di Gheddafi, quel paese, la Libia, aveva un principale interlocutore commerciale, quel principale interlocutore commerciale era l'Italia. Di recente si è aperto il fronte siriano, quella che dai media internazionali e italiani viene descritta come una guerra civile e che invece Papa Francesco si è incaricato di appellare come guerra mondiale a pezzi. Metto tra parentesi il fatto che la guerra civile spagnola, che ha introdotto la seconda guerra mondiale, è stata una guerra cosiddetta civile alla quale hanno partecipato eserciti di 6 paesi, tra cui quello italiano, quello tedesco, quello francese, quello britannico. Sul terreno siriano sono impegnati in questo momento gli eserciti di 23 nazioni. Ma qual era, meglio, nel 2011, nel 2013, il principale partner commerciale e industriale della Siria? L'Italia. Lo dico perché realmente è tempo. E quindi pensare di poter partecipare del governo della propria nazione senza avere la rotta di come si possa fare in modo tale che questa nazione partecipi del governo del mondo è cosa molto alta. C'è una disputa in questi giorni che vede coinvolto esponenti del governo italiano e il Presidente della Repubblica francese, in cui ci si spreca in appellativi su chi sia meritevole di essere considerato umanitario, capace quindi di farsi carico del destino della migrazione. Banalmente vorrei ricordare che la Francia gestisce in questo momento l'80% delle risorse economiche di tutti i paesi dell'area subsahariana francese: il Ghana, il Mali, il Senegal, la Repubblica Centroafricana. Questi paesi non hanno l'euro, hanno il franco. E sulla leva monetaria di questi paesi, la Francia, che pure ha in questi paesi presenti rilevanti forze militari, esercita una leva diretta. La Francia, che ha tolto il tappo della Libia sotto il controllo di Gheddafi, è di fatto l'innesco attraverso il quale si muovono decine, centinaia di migliaia di persone che si riversano verso l'Europa, in particolare attraverso il canale del Mediterraneo verso l'Italia. Quindi sostanzialmente chi rimprovera oggi l'Italia
di essere terminale impazzito del fenomeno migratorio, ha a questo stato delle cose largamente contribuito, ed è questione di dignità nazionale che un governo chieda che di questo venga reso conto nel contesto europeo. Cito questi fenomeni, che sono fenomeni dello scenario internazionale, perché è ben difficile pensare di poter provvedere alle nostre povere cose se noi non recuperiamo il senso dello stare nel Mediterraneo, e se 40 anni fa, prima di essere sacrificato per oscure ragioni, Aldo Moro tornava sul concetto che fosse l'Europa possibile solo a patto che comprendesse di essere Europa del Mediterraneo, una ragione ci sarà. Allora, amici miei, noi non dobbiamo immaginare di poter tornare protagonisti dello scenario politico e di magari prospettare agli italiani una lista o un'esperienza politica che possa proporsi nel contesto popolare ed essere punto di riferimento per le prossime elezioni europee per sottrazione. Cioè, c'è il governo giallo-verde, ci sono questi parvenu della politica che sono avvenuti alla gestione del consenso in modo più o meno improvvisato, c'è stato forse o certamente un fallimento delle istanze del Partito Democratico da un lato e di Forza Italia dall'altro, rimettiamo insieme, purché sia, un qualcosa che riecheggi i contenuti ideali ai quali noi siamo abituati e orientati, e proponiamoci agli italiani. No, il problema è come facciamo a ridare un ruolo al nostro paese, come facciamo a ridare una prospettiva di bene comune alle nostre genti. Qualche giorno fa ho fatto l'incontro in una scuola di Milano con 100 persone che a 19 anni avevano testé votato alle ultime elezioni. E ho fatto loro la domanda più semplice: quali partiti avevano votato? Avevano votato il Movimento 5 Stelle e o, in larga misura, la Lega. Sono rimasto incuriosito, ho detto: mi state prendendo in giro. Almeno uno di voi avrà votato il partito. Almeno uno di voi avrà votato il partito. E poi ho citato altre sigle, due presenti alle elezioni, e ho visto sui loro volti che semplicemente quelle sigle nemmeno erano conosciute. Hanno votato invece quei partiti, perché quei partiti non rappresentano semplicemente una serie di proposte politiche. Cioè, il problema non è appena il reddito di cittadinanza e dell'abolizione della Fornero, ma perché quei partiti oggi rappresentano l'antropologia che a quei ragazzi è conosciuta, e quindi la densità di valori e di esperienze esperibili, comunicabili, che per loro è il recinto, il perimetro nel quale si muove. E allora farci carico di una proposta, mi avvio alla conclusione, è possibile solo a patto che ci facciamo carico di questo livello del problema, che potrà far tornare ragionevole ad una generazione mettere su casa, mettere su famiglia, mettere al mondo dei figli, prendersi la responsabilità di una concezione del lavoro e dell'impresa così come quella che abbiamo cercato oggi in modo di descrivere. Per far questo, torno a dirlo, il tempo è breve. E allora l'ultimo passaggio lo faccio proponendovi un esercizio a rovescio. Il 26 maggio ci sono le elezioni europee, questa è una data che non cambia, e le elezioni europee sono l'ultima occasione, non tanto per lo scenario politico italiano, ma per lo scenario politico europeo, perché il prossimo Parlamento europeo sarà un Parlamento europeo in cui i partiti europeisti saranno in proporzione minore a quelli che europeisti non sono. Allora, la battaglia in questi termini come va fatta? La parabola discendente di Forza Italia, l'involuzione e la lunga faida del Partito Democratico sono per noi un'occasione straordinaria, cioè l'occasione di proporre in termini politici un'aggregazione che però deve passare attraverso due forti caudine irrinunciabili. Primo,
se esiste un 26 maggio, data delle elezioni europee, esiste un 28 novembre, cioè quella data alla quale deve cominciare una raccolta delle firme da parte di un soggetto politico che voglia proporsi, che sulla base di 30.000 firme per ogni collegio, quindi 170 firme al giorno da raccogliere, dia la possibilità di presentarsi agli elettori. Quando tu hai fatto una battaglia per raccogliere le firme, hai già avuto una vittoria politica, perché hai fatto una battaglia di aggregazione, perché hai fatto una battaglia in cui hai dovuto spiegare chi sei e che cosa vuoi, perché hai dovuto fare la fatica di stare insieme, volendo non generare l'ennesima leadership d'accanto, ma un'esperienza che va condivisa. Io credo che se ci mettiamo in pezzotto, e quindi se il primo appuntamento è il 28 novembre, vuol dire che entro fine luglio bisogna fare la fatica di individuare una rete in giro per l'Italia di gente di buona volontà che voglia arrivare a quel 28 novembre avendo almeno i consiglieri comunali delle liste civiche che siano in grado di autenticare le firme e ci siano cioè le condizioni di farci compagni di questa nostra storia per rimettere insieme un'esperienza politica decente. Vi ringrazio. Ringrazio veramente Mario perché ci ha dato dei termini e delle date. Io ho già raccolto le firme al documento che poi leggeremo, ma manca solo quella di Lotaroli, ma sono sicuro che la firmerà anche lui. E devo dire che con l'intervento di Mario abbiamo un'indicazione, ripeto, di concretezza politica che va raccolta, lo dico a Ivo che fra tutti noi è il più solerte e anche il più capace da un punto di vista veramente, da parte mia mi metto a disposizione per la parte che riusciremo a fare. Mimmo, a te adesso il brando e poi chiudere gli interventi Giorgio Merlo, prego. Grazie a te e a tutti gli amici. E...